tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Raffica di furti a Lucrezia, ladri entrano in un bar in un tabacchi praticando buchi in palestra e nella bocciofila. Ladro in azione anche in un ristorante di Sassonia a Fano, rubati 300 euro dal fondo cassa. A Lucrezia un giovane di 22 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti nel garage dove aveva realizzato una serra per la coltivazione di marijuana. Misure antiterrorismo anche a Fano, lungo le vie principali di accesso alla piazza arriveranno le fioriere di sbarramento. Il Carnevale di Fano potrebbe diventare a pagamento, l'ipotesi di introdurre un biglietto d'ingresso allo studio dell'ente carnevalesca. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV sul canale 17. Lo avete sentito nel sommario, in apertura a Lucrezia, nel Besarese, ci sono stati numerosi furti nella notte, in particolare i ladri sono entrati in azione in un tabacchi e in un bar, tutti particolari nel servizio di Lino Balestra. Doppio colpo per la banda del buco a Lucrezia di Cartoceto. Esperti, preparati, veloci ed organizzati hanno messo a segno due furti in poco tempo per un bottino complessivo di oltre 10.000 euro. La notte scorsa svaligiate le slot machine del bar 603 ed il deposito delle sigarette della tabaccheria poco distante in via Circonvallazione Kennedy. In entrambi i locali i ladri si sono introdotti praticando un buco nella parete, passando per attività adiacenti, eludendo così anche le telecamere interne ed i sensori dell'allarme, essendo questi puntati verso l'interno dei locali. Nel caso delle slot machine del bar 603 sono passati dall'adiacente bocciofila, dove dopo un paio di tentativi vicini hanno praticato un generoso foro nella parete dell'ufficio, avendo capito che da lì sarebbero entrati nello stanzino dove si trovavano le slot. Le hanno così portate nella bocciofila ed hanno aperto indisturbati i cassetti dove finiscono i soldi e preso il contante, un bottino così di oltre 2.000 euro. Danni tanti, fortunatamente il bar non l'hanno toccato a parte il muro e le slot, insomma. Stessa metodica per il tabacchi. Una volta entrati nella palestra comunale, da una porta con maniglione antipanico, la stessa probabilmente da dove sono poi usciti, hanno praticato dei fuori prova nella parete confinante col tabacchi per vedere dove sarebbero sbucati. E dopo tre tentativi ed una colonna in cemento armato, hanno fatto centro e dal buco praticato hanno asportato tutta la riserva delle sigarette, i gratta e vinci e diversi pacchi di caramelle, bottino totale vicino ai 10.000 euro. Ma in questo caso non si sono fatti scrupolo nemmeno di razziare e devastare la palestra. Dopo, visto che erano qui, hanno rovinato il distributore delle bevande, sono andati nel magazzino e ci hanno portato via abbigliamento, hanno rovistato negli uffici, hanno soltanto che ci hanno rotto tutte le porte, sia anche degli sgabuzzini sotto dove sono solo, dove teniamo materiale. Hanno rotto tutto quanto, si sono feriti secondo quanto hanno visto la scientifica, si sono anche feriti qui. Dalle prime ore del giorno sul posto i carabinieri di Saltara, che coordinati dal comandante della stazione Antonello Pannaccio, stanno vagliando tutte le ipotesi. Sicuramente, vista la metodica di azione dei malviventi, i colpi sono stati organizzati eseguendo dei sopralluoghi e valutando gli spazi e le misure di sicurezza dei locali poi da svaligiare. Sicuramente anche la batteria che ha eseguito i furti è la stessa. Per le indagini si parte ora dalle tracce lasciate dai malviventi e si incrociano i dati con i colleghi della caserma di Fano. Un furto un po' più semplice è stato messo a segno invece l'altra notte, quasi all'alba, alle 5.30, nella zona di Sassonia a Fano.
a farne le spese un ristorante, il ristorante Chiles, che si trova appunto sul lungomare, da dove un ladro solitario, queste sono le immagini che si riferiscono ad una vicina tabaccheria, dove in un supermercato lì vicino, sempre a Fano, dove evidentemente l'uomo inizialmente pensava di entrare, poi ha desistito e ha ripiegato sul ristorante. Lì è riuscito ad entrare ed ha afferrato, ha portato via, arraffato tutto quello che poteva, nel senso dalla cassa, circa 300 euro, che è il fondo cassa. Torniamo a Lucrezia invece adesso, perché un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato all'autorità giudiziaria dai carabinieri di Saltara per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, durante normali posti di controllo, gli hanno trovato in auto una bustina di marijuana e durante la perquisizione in abitazione ha fatto rinvenire ai carabinieri circa 7 grammi dello stesso stupefacente, materiale poi per il confezionamento di dosi ed una pianta di cannabis. Tutto il materiale è stato sequestrato e del giovane è stato denunciato. E adesso cambiamo pagina. In occasione di grandi eventi di massa dove c'è tanta partecipazione di pubblico, il Comune di Fano, in particolare l'Ufficio Viabilità, ha deciso di mettere in pratica quelle che sono le disposizioni del Ministero dell'Interno. Allora vediamo quali sono. In questi giorni l'Ufficio Viabilità sta installando nelle principali vie d'accesso alla piazza 20 Settembre e al corso Matteotti a Fano delle fioriere di sbarramento per rallentare ed impedire l'accesso alle zone del centro storico maggiormente frequentate. Le barriere installate servono ad integrare le misure di sicurezza già predisposte ed in atto in alcuni punti della città e corrispondono alle nuove esigenze di sicurezza indicate da una circolare del Ministero dell'Interno e richieste dal Commissariato di Fano alla luce dei fatti di cronaca che hanno interessato i principali centri urbani europei. Le misure saranno messe a punto dal Comune in una prima fase come provvisorie per verificare eventuali disagi sul fronte della mobilità ed in particolare su Corso Matteotti a garantire comunque il transito ai mezzi di soccorso e a quelli delle forze di polizia, oltre che ai residenti e agli esercizi commerciali. Finita una prima fase di valutazione, le fioriere e le barriere saranno sostituite da arredi urbani in grado di coniugare le esigenze di sicurezza con quelle di uso delle aree urbane. In questa prima fase il Comune di Fano, con la collaborazione dei commercianti del centro storico, ha già previsto l'abbellimento delle fioriere installate lungo il corso Matteotti, anche in previsione dell'evento Fano Fiorisce. Allora, c'è una comunicazione per gli automobilisti, quelli che utilizzano la Fano Grosseto, la superstrada, perché domani, mercoledì, ANAS ha comunicato che per consentire gli interventi di sostituzione di un elettrodotto che sovrappassa la sede stradale, il tratto, anzi gli svincoli in entrambe le direzioni di Serrungarina e Calcinelli di Saltara verranno temporaneamente chiusi per il tempo strettamente necessario alle operazioni, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17. Quindi gli svincoli di Serrungarina e Calcinelli di Saltara domani verranno chiusi al traffico. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. E domani l'ente carnevalesca si riunirà per decidere se introdurre il biglietto d'ingresso alle sfilate del carnevale in programma nel 2018. Noi oggi siamo andati a sentire un po' gli umori della gente su questa ipotesi. Il Carnevale di Fano, la più antica manifestazione folcloristica della città di Fano, risalente al 1347, potrebbe diventare con ingresso a pagamento.
L'ipotesi è al vaglio dell'ente carnevalesca, l'associazione che dal 1871, allora si chiamava Società della Fortuna, organizza le sfilate dei carri allegorici, le mascherate, il getto dei dolciumi e tutti gli eventi collaterali. L'idea di riportare il biglietto d'ingresso al carnevale è stata presa in considerazione dall'attuale consiglio direttivo guidato dalla presidente Maria Flora Giammarioli e domani sera, nel corso di una riunione, dovrà votare l'introduzione o meno del ticket. Ma cosa ne pensano i fanesi? Carnevale, secondo voi, deve essere a pagamento o no? Ingresso? Ma forse un'offerta. Siamo libero? Sì. Come avviene per altre cose. Esatto, però posso insomma dire che dietro c'è un gran lavoro, quindi non so, bisognerebbe mediare. Non so se vale la candela tra spese e incassi. E poi sicuramente il numero delle persone che vengono al carnevale calerà drasticamente, perché se a pagamento molti evitano di venire, per cui è difficile difficile soluzione. Ci starebbe pagare, perché effettivamente molte manovalanze, però se vogliamo questo successo enorme da tutta Italia, secondo me dovremmo lasciarlo gratis. Magari paghiamo noi fanesi una tessera, come stiamo facendo all'ente carnevalesca, di club, insomma. Il carnevale deve essere a pagamento o gratis? Momento di crisi che stiamo vivendo, è ora di far pagare. Volendo pensare una cifra? Entro i 10 euro. Carnevale a pagamento o gratis, free? Deve essere gratuito, perché il carnevale è ovviamente di tutti, ma io penso gratis, dai. Gratis? Sì, dai, secondo me sì. Ci verrebbe volentieri più gente. Carnevale, secondo voi, dovrebbe essere, buongiorno, a pagamento o completamente gratuito? Io sono all'estero, sono in Svizzera. Vengo giù tutti gli anni proprio a carnevale. Ecco, quindi se lei lo trova a pagamento... Cosa... Ah, per me è indifferente. Se ci dovrebbe pagare qualcosa, perché no? Verrebbe comunque. Sì. Carnevale a pagamento o gratis? Pagamento. Che cifra potrebbe essere? Una persona, anche i bambini. Sono completamente d'accordo con lei, a pagamento, come quando noi eravamo piccoli, può andare bene. Per me deve essere a pagamento, una minima quota, ma perché no? Non è che dovrebbe essere o non dovrebbe essere, non so se vale la pena, sì o no. Quindi valutare... Cioè, gli enti pubblici, se fai pagare, ti continuano a dare quello che hanno dato o ti danno di meno con quella scusa? Non lo so, non lo so. Bisogna vedere... Non lo so, perché poi qualcuno dice 10 euro ipotizzato è troppo dopo 19 anni che non si paga, però si paga 10 euro a gambetto, non è che possiamo fare la parrocchietta noi altri. Non lo so, è un rebus, guarda, grosso, come è diventato tutto il carnevale un rebus. E naturalmente l'ultimo intervistato, l'ultimo signore che abbiamo intervistato è Riccardo Deli, è un ex maestro carrista, quindi di carnevale se ne intende sicuramente. Allora, il direttivo di Confesercenti Fano ha eletto il suo nuovo presidente, Adolfo Ciuccoli, fanese, già presidente provinciale di Asso Turismo, esperto nel settore dell'accoglienza e titolare di Tuki Tour, unico tour operator in città. Ciuccoli sarà affiancato dai vicepresidenti Gabriele Orazzi, albergatore e ristoratore, e Sauro Magrini, commerciante, che prende il posto di Pier Stefano Fiorelli, dimissionario a seguito della recente nomina a presidente provinciale dell'associazione. Il neopresidente, nel ringraziare per la fiducia tutti quanti, ha ribadito che le piccole imprese, per vincere le difficoltà, devono uscire dall'isolamento, e per questo, ha concluso Ciuccoli, occorre recuperare lo spirito di gruppo. E adesso andiamo invece a Centinarola di Fano, dove la comunità è in festa per i 60 anni di sacerdozio di Don Stefano Betti, la cui ordinazione è avvenuta il 25 agosto del 1957 a Montegiano. Sabato pomeriggio, nella chiesa del Sacro Cuore, vedete le immagini di riferimento, è stata celebrata una messa insieme all'attuale parroco Don Federico Tocchini e al vice Don Gabriele Micci. Tra questi anche
Tra i presenti anche il sindaco di Fano Massimo Seri, il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Renato Claudio Minardi e diverse autorità militari, tra cui carabinieri e polizia locale. Altro momento emozionante per Don Stefano Betti, lunedì mattina, con la celebrazione della Santa Messa a Santa Marta in Vaticano con Papa Francesco. Bene, il telegiornale finisce qui. Noi ci rivediamo domani mattina alle 7.30 in diretta puntuali per Occhio ai Giornali, la rassegna stampa. Dopo di noi c'è Box, i personaggi di Fano, poi In Cucina con lo Chef e subito dopo la programmazione di Fano TV. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.